Ah, il cinema. Esiste da 126 anni e la censura esiste da molto più tempo. O almeno così credevo. Dopotutto il teatro era censurato, quindi perché non il cinema? E invece no, ho scoperto che all'inizio la censura del cinema proprio non esisteva. La censura è questa cosa che ci portiamo dietro da una vita. È quella cosa che ha reso nero il sangue di Lady Oscar, che ha cancellato un personaggio da fantasia, che ha tagliato centinaia di baci dalla storia del cinema. E per qualche assurdo motivo, all'inizio, la censura non esisteva. Il cinema era un esperimento scientifico e andava mostrato a un gruppo di ricconi aristocratici nei bar di Parigi. Così, mentre bevevi il tuo tè con latte, come gli inglesi, su di una parete c'erano immagini in movimento come se fosse un quadro. E non c'erano limitazioni, a volte erano scene violente, a volte porno, a volte spettacoli di magia, scene quotidiane. Pensate al cinema non come forma d'arte, ma come nuova invenzione. Era possibile registrare performance teatrali, animali in via di estinzione per lo studio scientifico, video reportage di luoghi e fatti accaduti, potevi per la prima volta filmare una partita di calcio o di box, un incontro era epico. Non dovevi per forza esserci stato, potevi comprare un biglietto ridotto e vederlo registrato infinite volte. Così nacque la censura. Vedete, la box negli Stati Uniti era illegale. Poi arrivò un genio che portò a Chicago un incontro di box registrato. E la polizia non seppe che fare, cioè certo la box era illegale, ma i video no. Così nacque la censura. E il ragionamento era questo: la box era illegale. Ed era illegale per le scommesse e perché insegnava a fare a pugni e quindi a fare risse. Ma tutto questo accadeva sempre e comunque sia che l'incontro fosse dal vivo che se fosse filmato. Quindi si decise di vietare la proiezione degli incontri di box e ovviamente di filmarli. Non molto interessante, vero? Beh, era il 1907 e questa storia era appena iniziata. La storia della censura. Allora, iniziamo con i due più grandi attori di tutti i tempi, che erano Charlie Chaplin e Roscoe Arbuckle. Due star. Roscoe Arbuckle era così famoso che Porky Pig era ispirato a lui. Pensate che Roscoe Arbuckle venne ingaggiato dalla Paramount per $1 milione, che sono 14 milioni nel 2021. Finì su tutti i giornali. La Paramount dà il benvenuto al principe del Galles. Peccato che Galles fosse scritto male. Al posto di Wales era Wales, il principe delle balene. Ciccione Arbuckle, così lo chiamavano. E così rimase. Lui odiava questo nome, ma era quello con cui era famoso. Vabbè, felice dal contratto con la Paramount, organizzò una grande festa a cui tutti potevano partecipare, ingresso libero. E a quella festa parteciparono varie star di Hollywood, tra cui Virginia Rappe, una giovanissima star della Century Fox. All'inizio della festa, però, alle 3 del pomeriggio, Virginia Rappe fu trovata su di un letto, con vestiti stracciati, a contorcersi e a urlare. Venne portata in ospedale e morì. Mille piste da portare in tribunale, ma di che era morta? Ferite? Peritonite? Overdose? Oh, non importa, per i giornali fu uno scandalo. Era tutta colpa di Ciccione Arbuckle. I giornali ne parlarono come un folle maniaco sessuale, la morte di una giovane, povera ragazza innocente amata dal pubblico e un uomo famoso da incolpare. Milioni di copie stampate e vendute. Alcuni a Hollywood erano dalla parte di Ciccione Arbuckle, ma il pubblico no. Tutti i suoi film vennero cancellati e ritirati dalla proiezione. Nessuno volle mai più farlo lavorare per paura che il pubblico associasse quei film allo scandalo. Alla fine del processo venne giudicato innocente. Eppure questo non cambiò nulla, non gli fregava niente a nessuno. Ciccione Arbuckle cambiò nome, cercò di recitare per 12 lunghi anni, ma niente, morì di crepacuore nel 1933 e venne dimenticato per sempre. Poi, Wallace Reid. Attore che ebbe un incidente con un treno e divenne dipendente dall'antidolorifico fino a morire di overdose. Oppure William Desmond Taylor, che morì ucciso da Margaret Gibson, che confessò di essere colpevole 30 anni dopo sul letto di morte, così. Però pensate ai giornali. Attori che si ammazzano a vicenda, droghe, alcol. E tutto questo in un cinema che era sempre più aperto al pubblico. Il cinema stava passando dal muto al sonoro. E allora? Beh, e allora? Ma lo sapete che cosa serve per guardare un film muto?
saper leggere. E se il cinema stava diventando sonoro, allora anche chi non sapeva leggere poteva guardare i film di Hollywood. E chi è che non sa leggere? I bambini! Qualcuno pensi ai bambini! I genitori non potevano permettere che il comportamento delle star di Hollywood potesse nuocere ai poveri bambini. E così nacquero le clausole morali. Quindi a Hollywood si decise che tutto il cast di ogni film dovesse attenersi a una serie di clausole morali. Per contratto, gli attori, per esempio, non potevano più farsi vedere in pubblico mentre avevano comportamenti inappropriati, o fingere di non avere a che fare con alcol, sesso, droghe di alcun tipo. Ma nei film, invece, non c'erano censure. Sto per svelarvi un segreto del cinema del passato. I film prima del 1934 vengono chiamati pre-code. Perché? Avevano una caratteristica. Allora, appena prima di iniziare la Seconda Guerra Mondiale, anzi molto prima, perché Hitler non era nemmeno cancelliere, insomma, in quegli anni, nei film, si parlava di tutto e di più. Nessun limite, e questo significa nessun limite. Si parlava di afroamericani, omosessuali, donne forti, indipendenti, si parlava di prostituzione, di droghe, di criminali. C'era nudità integrale, senza nessun tipo di giudizio imposto. Volevi fare un film sulle coppie gay? Potevi! A volte si sceglieva di parlare e mostrare pedofilia, a volte grandi critiche politiche, a volte si ammiccava al pubblico e c'erano film leggeri, film pesanti, film tranquilli, film rivoluzionari e tutti potevano realizzare qualsiasi pellicola se ne avevano i mezzi. Per darvi un'idea del livello di libertà dei tempi, guardate, questa è una gag di Porky Pig. Oh, son of a gun. You thought I was gonna say son of a bitch, didn't you? giuro, non è modificata, è originale, è così. Ma non finisce mica qui, non finisce mica qui. Pensate, nel 1919, per esempio, un grande regista, inventore di numerose tecniche, tra cui il primo piano, creò un film chiamato Nascita di una nazione. Il film raccontava del Ku Klux Klan, questo gruppo di razzisti che ormai non esisteva più dal 1800. Il film era pieno di inesattezze storiche. Il regista per il film si era inventato i cappucci bianchi, croci bruciate, cose che il Ku Klux Klan non aveva mai fatto. Il film però mostrava il Ku Klux Klan come un gruppo eroico di uomini bianchi che salvava i poveri innocenti da un gruppo di persone orribili e pericolose, i neri. Un ragazzino che vide il film, uscito dalla sala, ispirato dal film, decise di picchiare e uccidere un ragazzino afroamericano. E sapete chi altro ha visto il film? William Joseph Simmons, che prese il film come ispirazione per fondare il nuovo Ku Klux Klan, quello che esiste ancora e che non si è più sciolto. Cioè, oggi il Ku Klux Klan indossa i cappucci bianchi a causa di questo film. Per fortuna non erano tutti così, insomma. Un altro esempio di film realizzato grazie a questa grande libertà fu Freaks, Mostri. Era questo film che raccontava la storia di un circo in cui viveva questo nano che si innamorava follemente di una trapezista che però lo detestava. Dietro il film c'era un grandissimo studio dei fenomeni da barcone, infatti tutti i fenomeni del film erano reali. Gemelli congiunti, nanismo, microcefalia, malformazioni fisiche vere, senza effetti speciali, cioè erano persone malformate, ma erano anche ben inquadrate come se fossero star di Hollywood, e anzi lo erano! Il film non dava peso a queste malformazioni, ma alle singole personalità uniche dei personaggi e ai loro punti di vista. La trapezista Cleopatra, l'antagonista, era interpretata da Olga Baklanova, grandissima attrice e bellissima donna che non solo fece l'antagonista perfetta, ma si divertì sul set conoscendo un gruppo di magnifiche persone, tutte felici di fare un film che avrebbe difeso i diritti dei disabili. I disabili venivano ignorati dalla società, non si pensava che avessero una sessualità. Ai tempi era molto più facile nascondere l'idea che nessuno voglia fare sesso con una persona affetta da sindrome di Down che affrontare davvero queste questioni. Non si credeva che i disabili potessero davvero amare. E continuarono a non pensarlo. Il film è il più censurato della storia del cinema, vietato in tutto il mondo. E i critici lo attaccarono. Non prende e allo stesso tempo non gratifica, dato che è impossibile per una persona normale simpatizzare o immedesimarsi con i due protagonisti nani. O ancora, chiunque possa considerare intrattenimento questo dovrebbe essere internato nel reparto psichiatrico di qualche ospedale.
vietato categoricamente anche in Italia fino agli anni 80, venne ritirato dal commercio negli Stati Uniti dopo che una donna incinta ebbe un aborto spontaneo guardando la scena finale. No! Vi odio! Schifosi! Mostri! Mostri, mostri! Fuori dai piedi! Mi fate schifo! E il pubblico si era ritrovato davanti a diversi film, come questi due casi, che iniziò a pensare che i cattivi comportamenti e la delinquenza del mondo reale fossero colpa dei film. I cristiani iniziarono a boicottare i film che avevano valori non cristiani. E per di più si diffuse un'altra strana idea, ovvero che la crisi economica e questi film erano colpa della deriva dei valori tradizionali. E così nacque la Legione della Decenza, che poi si sarebbe tradotto in Production Code Administration. E il PCA era questo consiglio che controllava che ogni film che veniva pubblicato rispettasse una serie di regole. Venne pubblicato nel 1934 e, mise fine alla libertà di espressione, imponendo il codice di Hay. D'ora in poi, se c'era amore tra due personaggi, doveva finire con un matrimonio. Se c'era un criminale, il film doveva finire con la sua punizione. Non si poteva più citare il sesso, i letti dovevano essere separati, lo stupro non esisteva, i cadaveri non potevano essere inquadrati, la polizia non poteva mai morire, poi i criminali dovevano perdere, la legge doveva vincere, la droga non esiste, le prostitute non esistono, il razzismo non esiste, la religione non poteva essere criticata, il nudo non esisteva, le donne incinte non esistevano, il parto non esisteva, le coppie omosessuali o interrazziali non esistevano, le perversioni sessuali non esistevano, niente operazioni chirurgiche e la bandiera degli Stati Uniti non poteva essere danneggiata o insultata o parodizzata nel corso del film. Se non rispettavi il codice, c'erano solo due opzioni. Il PCA poteva decidere se impedire al film di uscire nelle sale cinematografiche, in questo caso chi aveva fatto il film non guadagnava un centesimo di ciò che aveva speso per farlo, oppure il PCA tagliava le scene inappropriate come voleva lui. Così, a costo di rovinare l'opera come i creatori l'avevano intesa. Così Hollywood, per evitare di farsi tagliare i film un po' a caso, decise di autocensurarsi e fare film che erano già pensati per essere fatti secondo le regole, così non rischiavano tagli. Per esempio, è in questa occasione che cambiarono il vestito di Betty Boop. In poco tempo la gente smise di andare al cinema. Ed è così che nacque la censura. E il cinema visse in questo modo per molto, molto tempo, congelato nei suoi stessi schemi. Poi, finalmente, arrivò il miracolo. No, intendo Il Miracolo di Fellini, un film italiano. Sapete che succede se impedite alle persone di essere loro stesse? Che sono loro stesse! I neri non diventano bianchi se li maltratti, gli omosessuali non diventano etero, i disabili restano disabili, le donne restano donne. E da che mondo è mondo, l'umanità adora il sesso e la violenza, e le battute sporche e tutto ciò che non è permesso. Il cinema era censurato? Certo, però la gente voleva a tutti i costi vedere film non censurati. Voleva vedere film che osassero di più, voleva a tutti i costi vedere qualche nudo, qualche parolaccia. E allora, i proprietari dei cinema, per convincere la gente a comprare biglietti, iniziarono a proiettare film che arrivavano dall'estero, e che quindi non erano già censurati. E, se proiettati di nascosto, potevano mostrare qualsiasi scena. E così proiettarono un film chiamato Il Miracolo, tratto da un film più grande chiamato L'Amore, che parlava di questa pastorella, Anna Magnani, che un giorno, nei pascoli, incontra un uomo bello, biondo e con la barba. E quindi lei si convince che quello sia San Giuseppe. Deve essere per forza San Giuseppe. E allora questo tizio la stupra. E quando lei resta incinta, è convinta di portare in grembo il miracoloso bambino di San Giuseppe. Sesso, stupro, una storia che si prende gioco della religione, o meglio che lo fa in un modo non accettato dal codice. Insomma, così gli americani andarono in massa a vedere questo film. E decine di altri film simili. E allora uscì una nuova legge. I film esteri che non rispettavano il codice del PCA erano illegali. Secondo voi ne fregava qualcosa a qualcuno? E quindi continuarono a proiettarli in un modo o nell'altro. Fino al 1966, dove uscì un film inglese, di nuovo di un regista italiano, chiamato Blow Up, di Michelangelo Antonioni. Pensate, quel film non era erotico o simili, ma osava mostrare del nudo, così, come se fosse una cosa normale. Non era scene di sesso, era proprio scene di nudo.
E in Italia, questo film, il 31 agosto 1967, venne censurato tagliando diverse scene da parte della commissione di revisione, che era una sorta di PCA italiano. Poi, il 15 ottobre 1967, un paio di mesi dopo, vennero sequestrate tutte le copie. Poi, alla fine, il 12 novembre, in tribunale, assolsero il film, dicendo che il film non era pornografico, quindi era lecito che venisse trasmesso. Negli Stati Uniti, non sapevano più che fare. Il popolo voleva vedere film come questo. E non erano porno. Perché non farglielo vedere e basta? Alla fine erano passati anche 30 anni dal codice di Hay con tutte quelle regole. Così ebbero un'idea geniale che tutt'oggi è valida, ovvero dividere i film in varie sezioni. Nessun film sarebbe stato tagliato, al contrario, sarebbe stato valutato. Quindi c'erano i film G, che erano per tutti, perché rispettavano tutte le regole del codice. Poi c'erano i PG, quindi quelli vietati ai minori di 13 anni. Poi c'erano gli R, quindi vietati ai minori di 16 anni, che comunque dovevano essere accompagnati da un adulto, e infine X. X erano i film vietati ai minori. Non i porno, eh? Erano solo vietati ai minori per un qualche motivo. I porno, per farsi distinguere, iniziarono a usare al posto di X, 3X, come a dire che XXX era più X delle X normali. Così ogni film poteva essere proiettato e anche Freaks tornò in sala. Anziché cancellare cose dal film, ora si avvisava il pubblico del fatto che certe cose non fossero adatte ai bambini. Ora stava ai genitori decidere. Sì, avete ragione pure voi. Non è compito dei genitori anche insegnare ai figli che cosa stanno guardando? Assolutamente, se ci fossero arrivati subito si sarebbero risolti un sacco di problemi. Ma pensiamo piuttosto a questo. Per quale motivo la censura esiste ancora? Insomma, dopo tutto quello che ho detto. Bene, signori miei, molto semplice. Oggi non c'è più qualcuno che si occupa specificatamente di tagliare le scene inappropriate o cose simili. Ma questo non significa che non ci siano eccezioni. Fare un film vietato ai minori di 18 anni significa che molte meno persone vedranno il film, perché sono troppo giovani. Così, da allora, si censura tutto ciò che per guadagnare deve essere visto anche dai bambini. Molti vecchi cartoni che avevano dei contenuti razzisti, o che negli anni 60 erano considerati ormai superati, vennero censurati. Il caso più famoso? 11 cartoni animati dei Looney Tunes che vennero cancellati e distribuiti solo dopo molti anni e solo come documenti storici. 11 cartoni proibiti perché considerati razzisti. Su certi sono d'accordo. Clean Pastors era un cartone orribile che parlava degli afroamericani come uomini che non avevano il diritto al paradiso, nulla facenti, stupidi. Sono felice che quel film sia stato censurato definitivamente, perché io mi vergognerei di averlo fatto. Ma altri film che sono stati censurati, io direi che sono ingiustamente stati incriminati, come per esempio Coal Black and the Seven Dwarfs, ovvero una parodia di Biancaneve fatta con personaggi afroamericani e a cui diversi afroamericani avevano lavorato. Non era una presa in giro crudele, cioè va censurato comunque perché contiene immagini non appropriate, ma non mi piace che lo si faccia passare per un cartone razzista fatto da razzisti, quando invece è stato fatto dai neri e con tanta autoironia. E poi la protagonista è bellissima. Ma non sempre bastava che gli afroamericani ci avessero lavorato e ne fossero felici perché un film si salvasse. Così nacque il politicamente corretto, la nuova censura. Prendiamo Tom e Jerry. I protagonisti sono tre, come Titti, Silvestro e Nonnina, Tom e Jerry e Mamma Due Suole. Mamma Due Suole era esilarante, era nera, era ricca, era indipendente e ogni sua scena faceva smattare dalle risate. Ed era doppiata da Lillian Randolph, che amava il suo personaggio e che apparve in diversi cartoni nominati agli Oscar. La censurarono. Visto che il personaggio era ritenuto politicamente scorretto, venne sostituito in ogni episodio da un personaggio politicamente corretto, ovviamente perdendo gran parte della comicità. Il tutto animato dal povero Chuck Jones, che amava Mamma Due Suole, ma la dovette cancellare. Il caso più assurdo, però, fu il film più censurato della storia della Disney, cancellato da Disneyland, mai uscito in DVD, uscito per sbaglio in VHS in alcuni stati, ma non in America, mai nominato da nessuno, non è su Disney+, la Disney finge di non averlo realizzato.
Eppure tutti noi conosciamo molto bene quel motivetto che fa Zippedi-duda, zippedi-e, più stupenda giornata non c'è. Oggi il sole splende per me, zippedi-duda, zippedi-e. I racconti dello zio Tom vinse l'Oscar per questa canzone e diede un Oscar speciale a James Baskett, che fu il primo premio Oscar dato a un uomo afroamericano. E nel film partecipò anche Hattie McDaniel, prima donna afroamericana a vincere un Oscar. Il film era tratto da un libro, La capanna dello zio Tom, famosissimo libro diventato simbolo dell'antirazzismo, tanto che gli schiavisti crearono la letteratura anti-Tom per contrastarlo. E nel film ci sono canzoni e racconti del popolo afroamericano del 1800. E nessun nero è un esempio negativo, anzi, lo zio Tom è forse il più amato tra i personaggi live action di Disney. Eppure, visto che nel film non viene mai detto esplicitamente che lo schiavismo sia sbagliato, e si mostra lo zio Tom felice di lavorare in un'epoca in cui in realtà non era permesso ai neri avere tutta questa libertà, la Disney, per evitare critiche, censurò il film e lo cancellò dalla faccia della terra. Ormai è raro che un film per adulti sia censurato. Ma se un film è d'animazione, si ha paura dei genitori e delle loro reazioni. Di certo ricorderete Harvey Weinstein, che propose di cancellare tutte le scene violente e di cambiare la trama e il doppiaggio di Principessa Mononoke, e allora la Studio Ghibli gli mandò una katana per posta con scritto niente tagli. O forse ricorderete Fantasia, che viene tuttora trasmesso con la rimozione di un personaggio, la centaurina nera che veniva maltrattata. O le parolacce censurate da Rick e Morty nonostante il cartone non sia affatto adatto ai bambini. O le scene gay cancellate da Steven Universe. O il fatto che Steven Universe sia stato interrotto a causa della presenza di scene gay. Insomma, sono sicuro che troveremmo centinaia di esempi. Alcuni più giustificati, come la censura della canzone di Peter Pan. Alcuni meno giustificati, come la rimozione degli episodi di Adventure Time sulla perdita del braccio di Finn. Ma se i genitori impediscono ai bambini di guardare un prodotto, il prodotto non guadagna, va in bancarotta, viene interrotto e chiude. Dietro un film ci sono persone che fanno un lavoro e vanno pagate o non vivono. Se nessuno guarda un prodotto, si fa fallire un'azienda. Quindi sono tutti quanti vittime della censura, anche se ora non c'è più una vera e propria censura che si occupa di censurare. Quest'ultima storia che vi voglio raccontare ha inizio con due studenti, Matt Stone e Trey Parker. In università venne dato loro un compito, fare un corto di 6 minuti con una camera da 16 mm. E loro lo fecero. Un corto animato in cutout animation che parlava di quattro bambini che creavano un pupazzo di neve che prendeva vita e li uccideva tutti uno dopo l'altro, finché Gesù bambino non li salvava con la sua aureola boomerang. Il corto fu un successone. Pensate che nel 95 la Fox, la stessa dei Simpson, decise di commissionare un remake a questi due ragazzi dove Gesù affrontava Babbo Natale in una sfida all'ultimo sangue. Fu uno dei primi video virali della storia di internet. Così i ragazzi decisero di farne una serie. E così quella serie divenne South Park e fu un successone da milioni di dollari. La serie osava spingersi in ogni limite solo per essere demenziale, censurata in tutto il mondo in vari modi perché la serie era troppo, era semplicemente troppo. Insomma, non era satira, era la peggiore tra tutti i cartoni simili. Parlava delle avventure di un gruppo di pessimi bambini in una pessima città con pessimi genitori. E ne fecero un film, South Park il film. Shut your fucking face, Uncle Fucker. You're a cock-sucking, ass-licking Uncle Fucker. You're an Uncle Fucker, yes it's true. Nobody fucks uncles quite like you. Immaginate la confusione quando questo film finì agli Oscar. E questo come lo censuri? You fuck your uncle all day long. Poi vi dico che fece Robin Williams quella sera. I premi Oscar dell'anno 2000. I creatori di South Park si presentarono alla notte degli Oscar così. E quei vestiti erano di Jennifer Lopez e Gwyneth Paltrow. Cioè, nessuno poteva cacciarli via o censurarli. O avrebbero dovuto buttare fuori anche Jennifer Lopez, che aveva indossato lo stesso vestito.
E tutte le volte che qualcuno faceva domande sui vestiti, loro rispondevano: oh, sono onorato di essere qui stasera, in questa splendida occasione. Ah, giusto, e per tutto il tempo erano sotto LSD. La situazione era così oltre che nessun genitore poteva gestirla. O meglio, nessun genitore la poteva censurare. Perché il film non poteva essere censurato? Perché era un film che parlava della censura. Il film parla di un gruppo di bambini che va a vedere un film canadese vietato ai minori, Trombino e Pompadour in culo di fuoco. E i genitori, non avendo idea di che film sia, danno loro il permesso. I bambini vanno a vedere il film e quando tornano a casa hanno imparato un sacco di parolacce. E nulla! E nel film ovviamente i genitori cercano di capire di chi sia la colpa. Di chi è la colpa se i loro figli sono andati a vedere un film per adulti senza genitori? E poi hanno dato fuoco a un loro compagno di classe e hanno imparato a insultare gli adulti e non rispettano più nessuno. Oh, niente di più facile! È tutta colpa del Canada! E quindi i genitori dichiarano guerra al Canada! In questo film che è assurdo ma geniale! Ed ecco cosa fece Robin Williams! Oh my God, they killed Kenny! Times have changed, our kids are getting worse. They won't obey their parents, they just wanna fart and curse. Should we blame the government or blame society? Or should we blame the images on TV? Now, blame Canada! Blame Canada! It seems that everything's gone wrong since Canada came along. To form a full assault. Don't blame yourself for your son Stan. He saw the darn cartoon and now he's off to join the clan. And my boy Eric once had my picture on his shelf, but now when he sees me he tells me to myself. Blame Canada, blame Canada. Because when Canada is gone, there'll be no North to lead the earth. Blame Canada. They're not even a real country anyway. Kenny could have been a doctor or a lawyer, rich and true. Instead he burned up like a piggy on the barbecue. Should we blame the Nazis? Should we blame the fire? The doctors who allowed him to expire? Heck no! In Canada. With all their hockey hullabaloo and that bitch Anne-Marie too. All I can say is I give up. It's Canada's fault. Everybody! Blame Canada! Blame Canada! With Brian Adams' beady eyes, Margaret Trudeau's friendly side. Blame Canada! Shame on Canada! For the smugness, trashness, waste, and fun must all be done. La colpa della censura e la responsabilità di ciò che i bambini guardano è e sarà sempre dei genitori. Nulla può cambiare questo fatto. Chiunque dovrebbe poter fare l'arte che vuole, per quanto stupida, trash, insensata possa essere. Certo, un film può far del male, l'abbiamo imparato in questo video, ma non è colpa dei film se le persone si comportano o meno in un certo modo. Non è del Canada la colpa è nostra se ci comportiamo così. E se un bambino è sotto la tua tutela, è compito tuo educarlo, non certo della TV. O mio, o di un video su YouTube, insomma, sei un genitore, occupati di tuo figlio. Non mollarlo davanti alla TV, non abbandonarlo a se stesso lasciando che altri lo crescano, sei tu responsabile. Quindi sii tu a insegnargli i giusti valori, sii tu a insegnargli quello che gli vuoi insegnare, ma insegnaglielo. Non prendertela con la TV se il bambino impara una parolaccia, sei tu che l'hai lasciato davanti alla TV. Nascondergli il mondo reale, comunque, non serve a nulla, perché il mondo è là fuori. Se il bambino non lo vede al cinema, lo vedrà dal vivo. Il mondo è qui, lo aspetta, ed è pieno di tutto ciò che gli è nascosto. Lo vedrà con o senza di te. Educate i bambini a capire quello che stanno guardando, per fare in modo che quando guarderanno La padrona di Tom e Jerry rideranno non perché è nera, ma perché è divertente.
che quando guarderanno Nascita di una nazione, non lo prenderanno come un esempio da seguire eroico e grandioso, ma come un film. È orribile che i film si debbano limitare in quello che possono raccontare semplicemente per questo. Poi certo, ci sono film che magari possiamo considerare stupidi perché parlano solamente di scorregge e di battute orribili, ma deve essere possibile farlo. Resta offensivo? Sì, ma resta anche espressione, resta anche un'espressione artistica e deve essere libera sotto ogni punto di vista. Non puoi dire bugie, non puoi diffondere fake news, non puoi convincere le persone a fare cose contro la loro volontà, ma puoi nella finzione fingere qualsiasi cosa. Non ha senso che io non possa fingere cose proibite. Vi prego, voi che guarderete nel futuro questo video, ricordate che è responsabilità vostra il fatto che esista o meno la censura e assicuratevi che non esista più. Voi che ne pensate della censura? E qual è la censura più stupida con cui avete avuto a che fare? La censura più idiota? Voglio vedere nei commenti degli esempi di censura che magari poi un giorno ci farò un video in cui li raccolgo. Mamma mia, il fastidio quando vedo censurare certe cose.